Buonasera a tutti, io sono Stefano Bargiacchi, Prof. Ste, sono le 22:15 di oggi, venerdì 1 marzo 2013 e come sempre vi do il benvenuto alla nostra videoanalisi settimanale. Ringrazio anche le tante persone che continuano ad aumentare e a seguirmi sulla pagina Facebook, che si sta rivelando di nuovo uno strumento sicuramente, si sta quindi confermando uno strumento sicuramente utile per seguire bene e insieme in modo organizzato quello che accade sui mercati in intraday. Gli apprezzamenti da parte vostra sono tantissimi e di questo ovviamente vi ringrazio, una cosa come sempre mi lusinga e rende prezioso il vostro contributo e il mio lavoro di conseguenza. Detto questo, vediamo quello che è accaduto in questa settimana, perché è stata una settimana veramente molto particolare. In una parola, si potrebbe dire che non è successo niente, nel senso che c'era una congestione che doveva essere, la rivediamo sull'Eurostoxx 50, quella fino a settimana scorsa era questa, doveva essere il nostro riferimento. La congestione è stata prima rotta al ribasso per ben 2 volte, una volta già settimana scorsa ed era rientrata, poi questa settimana lunedì, con una giornata stranissima, prima una falsa rottura al rialzo della congestione, poi rientrata nel pomeriggio con i risultati elettorali italiani che hanno condizionato un po' la giornata di lunedì scorso su tutti i mercati. Dopodiché, dal giorno dopo, un recupero che ha riportato l'Eurostoxx all'interno della congestione stessa. Dico l'Eurostoxx perché invece, lo vediamo qui, il DAX. Questi erano i limiti della congestione. Settimana scorsa il DAX non ha rotto al ribasso la stessa congestione, quindi c'era una divergenza già a partire da lunedì, dopo i risultati elettorali italiani, tra l'Eurostoxx e il DAX, sulla quale ci siamo concentrati, divergenza che si è poi risolta a favore del DAX, perché non avendo rotto la congestione al ribasso, ha riportato all'interno della stessa anche l'Eurostoxx. Invece, in intraday, nella prima parte della giornata di lunedì scorso, prima dei risultati elettorali, c'era stata una rottura rialzista della congestione da parte dell'Eurostoxx e anche del DAX, poi rientrata nella stessa giornata, quindi senza che vi fosse una chiusura di una barra giornaliera al di fuori della stessa. Quindi, in buona sostanza, quello che adesso dobbiamo fare è semplicissimo: allargare i confini di questa congestione ABC, che, come detto, a partire dal fallimento del Six Out avevamo in qualche modo intuito si potesse avviare una lateralità anche complessa, come con le oscillazioni di questa settimana abbiamo visto verificarsi, e anche molto ampia di conseguenza, perché vedete che adesso i confini della stessa sono veramente molto molto ampi. Il FIB purtroppo continua a fare discorso a sé, perché avrebbe anche rotto al ribasso la congestione dopo i risultati elettorali, è ancora al di sotto della stessa, c'è stato un grossissimo gap ribassista ancora aperto, ma ripeto, il tema è che i mercati hanno bisogno di forte stabilizzazione, hanno bisogno di ritrovare il loro equilibrio, equilibrio che noteremo quando riusciranno a piazzare delle piccole barre di consolidamento dalle quali poi si potrà ricostruire un movimento direzionale, perché finora lo abbiamo visto benissimo in intraday e anche nella giornata di venerdì i movimenti sono stati nelle due direzioni, spesso anche molto ampi. Parlo di venerdì perché, ad esempio, vediamo l'Eurostoxx in intraday nella giornata che si è appena conclusa: prima parte mattinata un movimento laterale, poi un peggioramento, cioè un movimento verso il basso che l'ha portato al di sotto dei minimi di ieri, un movimento di lateralità durato tutta l'ora di pranzo e poi dall'apertura di Wall Street un recupero anche dettato dalla relativa positività ai recuperi statunitensi, appunto, che ha riportato l'Eurostoxx all'interno dei minimi del giorno prima. Il DAX oggi si è comportato in maniera analoga, ma al di là delle dinamiche intraday, ripeto, quello che conta è vedere e comprendere come, di fatto, lo ripeto, ed è molto importante capirlo, non è successo niente. Questo ci porta a tenere ben presenti i confini della congestione, che sono, ripeto, più ampi. Congestione ABC che più dura nel tempo, più rende equiprobabile, come da metodo Prof. Ste,
l'uscita nelle due direzioni. Quindi teniamoci pronti con questi confini a due cose. La prima, finché si rimane all'interno, continuare a, diciamo, essere abituati a quei repentini cambiamenti di fronte che in intraday spesso si susseguono, con oscillazioni anche molto ampie finché appunto non verrà trovato e ritrovato un equilibrio. E secondo, attendiamo un'uscita confermata dalla congestione stessa. Detto ciò, volevo però farvi notare una cosa, che il Bund ha avuto invece un movimento negli ultimi giorni di tutt'altro segno, in particolare anche nella giornata di venerdì appena conclusasi, il Bund ha messo a segno una giornata tutta positiva, laddove invece appunto nella seconda parte, da quando sono aperti i mercati americani, la negatività sugli azionari è un pochino rientrata, quindi di nuovo un Bund che diverge, e vedete proprio come il Bund mostri una direzionalità molto netta proprio a partire da queste giornate, quindi da metà febbraio è partita una direzionalità verso l'alto molto netta, laddove invece lo vediamo tutto il mese di febbraio sostanzialmente ha visto gli azionari muoversi in laterale, quindi laddove c'era stato un inizio di lateralità con il mese di febbraio anche per il Bund, dalla metà in poi, in particolare dal giorno 20-21, eccolo qui, si è sviluppata una direzionalità, quindi c'è e rimane una piccola divergenza, anche se il Bund lo teniamo sempre in secondo piano perché lo abbiamo visto, non sempre immediatamente fa valere la sua relazione inversa con gli azionari, però dobbiamo tenerne conto, il Bund, lo ripeto, atteso nelle ultime sedute a salire con una direzionalità univoca, laddove lo vediamo molto bene, gli azionari si sono mossi sostanzialmente in laterale. È chiaro che lo shock è ancora ben presente, quindi l'invito alla cautela che anche in intraday, quando ci parliamo tramite la pagina Facebook, questa settimana ho continuato a ripetere non a caso i movimenti sono stati nei due sensi molto repentini, con cambiamenti di fronte continui e oscillazioni anche molto forti. Per questo ancora cautela, fin tanto che, lo ripeto, il mercato non ritroverà quell'equilibrio di cui necessita. E poi di nuovo ricordiamo che la congestione ABC è come fosse un macroambiente swing all'interno della quale nulla si può dire sulla direzionalità, e per quello bisognerà attendere un'uscita dalla stessa che, più si accumulano le sedute di congestione ABC, più l'uscita è, lo ripeto, equiprobabile.